Mario, vuoi diventare famoso ma non sai come fare? Semplice, ti basta prendere un fucile, sparare alla testa di una ragazza, tagliarla a pezzi e iniziare a mangiarla. Mario, ma che stai facendo? Mi sto a levare due caccole, tanto è un podcast, mica un video, non ci vede nessuno. Mario, è un video, stiamo su YouTube, guarda la telecamera. Ah. Ed eccoci qua! Prima pillola in video del podcast di Pupazzi da legare, che quindi non è più un podcast. Vabbè, è anche podcast, ma adesso siamo anche video, dove facciamo le pillole nere che avevamo tolto dentro il podcast. Che bello! Quindi è un podio, un podcast video. È stavo per dire una cosa, ma meglio di no. Oh. Comunque, oggi la pillola nera sta a Stefano, fantastico, meno male, non mi sono dovuto preparare niente. E invece, dovevo prepararmelo. Scherzavo, ovviamente, eccola qua. La pillola nera è su Issei Sagawa. Sai chi è? Issei? Chi sei? Issei Sagawa nasce a Tokyo nel 1949. E non ce ne frega un cazzo dell'anno, però vabbè, era giusto per dirlo, dovere di cronaca. È figlio di un industriale, quindi i soldi non gli mancano, ma non bastano per renderlo felice. Oh, che bello. Però vedi, i soldi non danno la felicità, e questa è la cosa meravigliosa. Fai poco il moralista, perché lui fin da piccolo ha sempre provato il forte desiderio di assaggiare la carne umana. Ah sì, che bello, anch'io voglio assaggiare la carne umana. Secondo me sa tipo di maiale. Dai, è maiale. Vieni qua, vieni qua, fammi assaggiare. Vabbè, tu quindi... non è carne umana, ma è tipo polistirolo misto a te. No, dentro di me c'è della carne umana. Vabbè, comunque, questa è una cosa che neanche i soldi quindi possono comprare, almeno credo. Almeno non spero. Non ne sono sicuro di questa cosa. Per anni... i soldi a quanto pare si compra tutto. Wow. Io ti compro, Mario. Ma io non sono in Ma io non ho una lira, quindi non potrei comunque... A parte che vali poco, quindi... Dire valgo poco. Guarda che sono artigianale fatto made in Italy. Comunque, per anni ha soffocato questa sua macabra ossessione con abbondanti dosi di masturbazione. Una volta ha anche tentato di dare il morso sulle chiappe di una studentessa, ma ha miseramente fallito, l'hanno tipo sgamato. Sì, ma aveva pure la maschera di Frankenstein, tutta una cosa. No, ma il senso è questo, cioè, ma che c'entra la masturbazione col fatto che ti vuoi mangiare carne umana? Che lui si eccitava col pensiero dell'assaggiare la carne umana. Ma è come se io mi eccito al pensiero di assaggiare, non lo so, un hamburger o un hot dog o le fettuccine fatte in casa, cioè... Mario, ma tu ti ecciti? Sì, anch'io lo faccio, ok. Nel 1981 si trasferisce a Parigi per studiare ed è lì che conosce René Arveltez o Artevel, no, non è spagnolo, è olandese. Tipico nome francese. È una studentessa olandese di 25 anni. Olandese? Olandese, sì, va bene, sono tedesca. Sono tedesca olandese. Vabbè, e se ne innamora. Romantico, cucciolo. Oh, che dolce. È un po' già che non finirà bene. No, questo. Ma che? C'è sempre un lieto fine, Mario. E quindi, ma adesso ti racconto il lieto fine. Un pomeriggio i due si vedono per ripassare in vista di un esame. E evidentemente però a Sagawa non andava molto di studiare. Così ha preso una carabina e ha sparato alla nuca della ragazza. Ora... prima di un esame siamo tutti soggetti a forte stress, quindi io ho capito, non ma mi sento non è di giudicarlo. Stress. Ma che giudicare? Non giudicare. Cioè... No. Okay. Non. No. No. Comunque, una volta uccisa, come ogni malato che si rispetti, ha fatto sesso con il suo cadavere. No, dai, porca miseria. Te l'ho detto che c'era il lieto fine. Ma questo non è un lieto fine, questa è una roba di schifo, macabro, no! Non è finita qui, Mario. No. Dopodiché, ovviamente per non mancarle di rispetto, ha preso un coltello elettrico e l'ha fatta a pezzi. Vabbè, giustamente che fai? Butti tutto? No, ha preparato dei sacchetti e li ha messi nel freezer e poi ha iniziato a mangiarla. E mia nonna. Esatto, uguale. Come tua nonna, che uccideva la gente e la mangiava. Dici che cucinano bene le nonne, giustamente. L'ingrediente segreto. Per un giorno intero ha banchettato con la ragazza, letteralmente. Ne ha mangiati circa 7 kg. Madonna, cioè neanche un leone, quanti chili mangia un leone di roba? Cioè, nel senso... Che domande fai? Alla biblioteca comunale! Questi ne ha mangiati 7, cioè ma tu ti sei mai mangiato una fiorentina da 1,5 kg? E lui 7. Ce la fai a finirla? Vabbè, ma era René.
Che vuol dire la René? È più buona! Il regista di Boris! Gli occhi nel cuore! Ah, era buona! Era il René! Allora. Esatto! E comunque, vabbè, la cosa simpatica di tutta questa storia è che i vicini durante quella notte hanno sentito chiaramente Sagawa urlare di felicità. Quindi io me lo immagino mentre lui sminuzzava la ragazza e se la mangiava e urlava: ah, è il giorno più bello della mia vita! Eh sì, perché lui l'ha... Buono! Schifo. Vabbè, comunque sì, questo era il coronamento del suo sogno, di una vita. Quindi sì, sì, urlava. È proprio il sogno di ogni giapponese. Esatto, più o meno. Urlare di felicità per aver mangiato della carne umana. E quindi vabbè, dopo aver banchettato, ha deciso di disfarsi del cadavere. L'ha chiuso in due valigie e poi l'ha buttato in un vicolo. Le ossa praticamente. 7 kg, per quanto potesse essere magra la ragazza, in altri 35 kg minimo di roba. Vabbè, ma aveva conservato della roba in frigo però. Ok, 20 kg di roba. Vabbè, dobbiamo fare le addizioni, Mario. Su via. Vabbè, okay. Sottrazioni, anzi, scusate. Oh, mi piace quando sei depresso. Comunque, vabbè, per fortuna nostra lui era un vero coglione, quindi si è fatto tipo vedere in viso da una cifra di passanti e in più le valigie grondavano sangue. Poche parole, l'hanno arrestato praticamente subito. Ah, ok. Mi ricorda qualcuno? Il macellaio di Rostov, però lui non lo arrestarono. No, perché lui era russo, era più metodico. Insomma, madre Russia. Sì, no, perché ti ricordi che aveva la valigia con le sise tagliate? Sì, ma anche il cannibale di Milwaukee chiuso in una valigia un cadavere e se lo porto a casa. Poliziotti fenomenali proprio. Sì, sì, sì. Durante gli interrogatori la sua unica preoccupazione era quella di riavere i suoi preziosi piacchetti. Li chiedeva in continuazione e chiedeva di poterli mangiare. Quindi mi fregava un cavolo di venire arrestato. Tutta quella fatica che aveva fatto per raccimolare quella carne. Sì, anche perché gliene fregava poco di essere arrestato, perché il padre, poco dopo, è riuscito a farlo estradare in Giappone. No. Ed è stato internato in un ospedale psichiatrico. Non è vero. Però, per fortuna, tutto è bene quel che finisce bene. Quindi? Non appena 15 mesi dopo è stato rimesso in libertà. Ma dai! Non finisce qui. In Giappone è praticamente una star. Ha rilasciato diverse interviste, ha scritto 4 libri di cui uno ha venduto più di 200.000 copie. No. Ha recitato in diversi film. E adesso faranno anche un anime e un manga a suo nome o qualche opera. No, vabbè, i giapponesi a me non smettono mai di stupirmi. Hanno un rapporto con le cose veramente strano comunque. Sì, adesso fa il giornalista e vive contento e beato con tutti i soldi che ha fatto con i suoi film e i libri. Ma quindi la morale qual è? Cioè uccidere la morale è in Francia, un olandese qualsiasi. La morale è: immagina quei poracci dei genitori che si sono proprio visti fatta giustizia. E noi che ce la riprendiamo sempre con la giustizia italiana, eh. Ed è finita praticamente qui la pillola. Non di è Pupazzi. Finita la pillola. Non è finita ancora. Perché per capire meglio la mente di questo personaggio vi voglio citare cosa ha detto in una delle sue interviste. E poi sì, Mario, ah, perché la giustamente diventi famoso, ti intervistano anche, mi sembra giusto. In realtà non volevo ucciderla, volevo solo mangiarla, anche solo un pezzetto. Se non fossi stato così timido, se solo avessi avuto il coraggio di chiederle anche solo di assaggiare le sue unghie, una ciocca di capelli o dei peli pubici, magari intrisi di urina, oggi René sarebbe ancora viva. Scusa, non vorrei essere... Che uomo nobile, no, è un uomo proprio nobile, romantico direi. Nel senso... fai un po' di petting, arriva al sesso orale e vedrai che un attimo fare quello che volevi, cioè serviva per forza ucciderla. Sì, perché l'avrebbe tipo preso a mozzichi il clitoride, quindi forse... No! No? No! No? Ah. Va bene, vai Mario, puoi dire che è finita la pillola. È finita la pillola! Bello! E quindi questo è un primo tentativo di nuovo format di Pupazzi dalle Gare. Commentate, ma soprattutto iscrivetevi al canale YouTube e seguiteci sui vari social. Sì, infatti fateci sapere se vi piace questo nuovo format. Se non vi piace fatecelo sapere uguale, ma sappiate che noi vi odieremo. Insomma, sti cazzi sono... E vabbè, ci rivediamo qui e ci risentiamo in podcast. Arrivederci! Alla prossima!